Ah, ma scusa, siamo qua, no? Dobbiamo giocare con Super Nintendo. Ovviamente, intanto diciamo a chi ci sta seguendo che cosa, qual è la configurazione che insomma stiamo utilizzando. Siamo con hardware originale. Niente, abbiamo un Super Nintendo praticamente e abbiamo la cassettina che è la FX Pack Pro del caro Kritz, che praticamente un programmatore ucraino che qualche anno fa ha avuto la geniale idea di creare una cassetta. Per ogni piattaforma ne esiste una, si chiamano Everdrive, un hardware FPGA, anche questo. Ovviamente a cosa serve un Everdrive? Serve ad avere una sola cassetta, non avere lo sbattimento di prendere ogni gioco e inserirlo ogni volta dalla... Ovviamente noi abbiamo tutti i giochi originali, quelli che mostreremo ce li abbiamo. Uno voleva, Voleva? cioè voleva F-Zero. F-Zero. Quindi io Un nome direi, così a caso. dai. Iniziamo la serata con F-Zero. Non so se tutti sanno che la miglior astronave macchina, insomma, quella che è, era questa, quella rosa. Colore. Faceva cagare allora e fa cagare anche adesso. De Non è gustibus, dire. per tutti. Cioè, la tamarria di La questa cosa. tamarrie, no, perché è un rosa con le fiamme, tra Cioè, noi negli anni 90 eravamo un po' tutti tamarri, però dico, questo proprio è fluo. Ma vedi un'altra cosa degli anni 90, no? Le cartelle fluo che avevamo. Tu ce l'avevi di un Micta fluo? tutti ce l'abbiamo avuto. Andiamo a giocare, eh? Andiamo a giocare, esatto, ragazzi. Standard Expo, Ma no, ovviamente, facevo beginner perché beginner. veramente sono un migliaio di anni che non ci gioco. Giovanni è sempre modesto No, comunque. vabbè, Vedrete ragazzi, che in cazzo, prendo a fare realtà l'energia che sta. devo partire e muore. Allora, questo gioco comunque era giusto portarlo sul canale perché è anche, voglio fare un tributo a mio cugino Giuseppe che è un programmatore. Questo Intendo autoscontro è bellissimo. qualcuno mi è L'effetto salito autoscontro. qualcuno mi è salito su comunque, vabbè. Stavo dicendo, è un programmatore di Redout, un gioco stupendo che si ispira ovviamente a questo grandissimo classico che è F-Zero. Giocate Redout perché è la cosa più vicina a Wipeout e a F-Zero che io abbia visto negli ultimi anni ed è un capolavoro di gioco molto molto. Ha un gameplay, oserei dire un termine che abbiamo già utilizzato sul canale, ovvero stratificato. Cioè, è un gioco che è molto intuitivo all'inizio, però è molto profondo come gameplay. Cioè, si può giocare veramente. Può essere molto tecnico, volendo. Io, ovviamente, sto attendo. Di F-Zero c'è da dire anche una cosa: le musiche erano stupende. Cioè, questo mi sta massacrando. Ma poi perché ci sono queste macchine kamikaze? Ora io la Nintendo, voglio capire una cosa. Cioè, Era molto gli avversari erano molto se io aggressivi. sto gareggiando, bene? Che cazzo ci fa la signora con la macchina che sta andando a fare la spesa? Queste sono macchine così in giro, no? Cioè, Esatto. volevano replicare Sì, questa volevo cosa. replicare, sì, esatto. Quindi, e poi perché la signora con la spesa mi viene addosso come se mi volesse uccidere? Cioè, sono cose che io non capisco. Non le capivo allora, non le capisco adesso. Ho spato il turbo qua perché non ho Esatto, visto non ho nessuno. Ho visto detto nessuno, quindi già è il momento yeah. adatto. Devo notare l'uso del mod 7. Ecco, questo ci teneva anche mio cugino che lo dicessi perché io ricordo quando questo gioco lo portai lì da lui e lo provammo insieme. Lui già negli anni 90 era un bambino. Lui lo Però era anche un bambino, però è ti faceva però le spiegazioni siccome è tecniche. stato sempre un genio. Lui già era avanti anni luce rispetto a me. Ma ha spiegato che cos'era il Mod 7, ovvero questa capacità che ha questo chip del Super Nintendo di modellare i pixel con questo pseudo effetto 3D senza caricare su una CPU. Attenzione. Che cosa fosse un Central Processing Unit, io negli anni 90 ovviamente non lo sapevo. Lui sì. E tentò anche allora di spiegarmelo. Ovviamente il mio cervello andò da un'altra parte perché ero un bambino, quindi. Però ricordo
l'impegno che era che mise lui nella spiegazione proprio di questa cosa. Che poi ora tu, sì, tu immagina però di scendere, no, da questa specie di macchina, posteggiare perché devi fare la pipì e tocchi il bordo, no, e pigli la corrente. E dice, ma perché? Penso che comunque questa ravicella che arrivava a tirare l'energia proprio è spettacolare. Certo che è spettacolare. Qualcuno c'è scritto. Sì, chi è stato? Gita 4 su si è arrivato. Ci possiamo scannare a Street Fighter. Ma perché? Perché devi fare queste cose davanti? Ma ci guardano anche i bambini, penso. Cioè, lo capisci che poi quando vedono un uomo umiliato devono chiedere alla mamma, ma cosa è successo a Flavio? Esatto, perché ha preso tutte queste botte? Perché sta piangendo, mamma? Cioè, non possiamo creare questi precedenti. Ma no. No, le fasi della crescita, Flavio, sono importanti. Cioè, non possiamo vedere queste cose. I bambini devono capire che. Dico che dobbiamo essere come la Disney, però. Sì, ma io qua dove lo sparo il turbo, sono tutte curve. Ecco, nella curva dove lo sparo. Sono un cretino. No! No! Sono tornato indietro 6 volte. Si è vendicato. Finito. Ce l'abbiamo fatta. Grandioso. C'è l'ultima pista. È psichedelica sta vista, verdissima. Non ho perso il turbo. La freccia la devi prendere. Lo so. Ma è più veloce. No, lo immaginavo. Sì? Siccome l'hai missato tutto. Qualcosa, non lo so. Stai per esplodere, Flavio. Cerco di prendere prima possibile. E sei praticamente forse sei quinto. Quinto su cinque. La signora della spesa ti ha superato. L'amica della signora della spesa ti ha superato. Power. Ora questo è il fruttivendolo. Comunque cavolo, mi ha dato l'ultima pista che era comunque la peggiore. Che non c'è. Perché se arrivi sesto praticamente muori. Esplodi, ecco. Io l'ho. Però è perché volevo fare vedere com'è che si perdeva. Ah, quindi okay. Effettivamente era tutto. Te la fai voluto, ok. Perché quella me la sono dovuto fare. L'ultima e poi cambiamo gioco, promesso. Sì, perché secondo me. Tranne se qualcuno scrive in chat. No, continuate. Sì, no, cambiamo. Ho ricevuto un grazie. No, sa maledetto. No, ma questa è la signora. Questa è la signora che non sa parcheggiare, quella. Quella della Coop. No, la pizza. Stavolta non sono riuscito a evitarlo, ho preso anche la terra qua. Vabbè, è sempre quello con la macchina gialla, te ne accorgi? Todd te l'ha raccomandato. È sempre lui. E hanno detto tu niente, ti facciamo entrare nel gioco e devi fare. Guarda che è poca vita, Lo so, però chi non risica non rosica. C'è incredibile. Niente, vabbè ragazzi. Però vedi quello che ti dicevo. Che da qua si percepisce effettivamente che la. Che vedi quello che ti dicevo. A centinaia di metri dal suolo. Vabbè. Comunque siamo. Centinaia di centimetri. Devo farmi fare brutte figure perché comunque. Allora, contra 3. Contra 3. Qui come vedete abbiamo dovuto passare. Attacchiamo il secondo joypad. Ok, allora, contra 3. Conosciuto in Italia col nome di Super Probotector. Dai. Non era per tutti. Andiamo. Ok, io cercherò di capire quali sono i pulsanti. Allora, intanto io sono quello con la fascia. Ok, io sono quello rosso. Okay. Tu sei quello rosso e io sono quello che blu. Che si sta strisciando a terra, ok? La barriera l'hai presa tu, ovviamente. La bomba l'ho presa io. Senza doppie sensi. Allora, guarda che vengono anche da dietro. Ti ho detto che sono bastardi, quindi... Stai attento. Ovviamente questo perché è bastardo sto gioco? Ti toccano e muori. Ti arriva un proiettile e muori. Non hai la barra dell'energia come tutti i giochi normali di questo mondo. Prendi i pigli e il laser. Qualsiasi tocco involontario, anche se tocco un cane. Devo cercare di sbrigarmi perché appena. Gioca il gioco difficile. Vabbè, insomma, il gioco è questo. Sì, cioè, comunque non. La trama, sì, c'è. Cioè, sì, nella trama ci sono due ragazzi che pigliano un mitragliatore un giorno e cominciano a sparare. Questa è la trama.
La trama si infittisce qua. Siamo sul carro armato. Esatto. E comunque, come vedete, io comunque ho premuto. Ora, una cosa che mi chiedo dagli anni 90, cosa c'è scritto qua? Le due armi, così quando muori te la trovi nell'inventario. Questa piglia la tua, dai, così non spari. Ok, salta qua. Ok, ora passa un aereo e spara le bombe. Ecco, vedi? Gioco Giovanni molto. Ci ha giocato appena. Appena un migliaio di volte. Esatto. Sì. Ok, ora qua attenzione perché c'è il fuoco. Devi sparare. Devi appenderti dove, come sono appeso io, come un coglione. Vedi che sto con una mano appesa sì, e con so, l'altra tengo. Non so. Perché salta per avanti? Hai visto? Ok. Ora io mentre sparo alle palle. Le palle, vedi che io sto sparando alle palle. Tu cammina, okay. Ci sparo io alle palle, ok. Però comunque, nonostante ecco, ciò. Mi hai fatto male. Io per farti passare sono morto anch'io. Vabbè. Mi sa che sei rimasto su. Ok. E così è finita la partita. La mia previsione di gioco è. Allora, sono andato comunque molto più avanti rispetto all'ultima volta. Sì, ok, l'ultima volta abbiamo fatto tipo 2 metri. Tre bombe, attenzione. Siamo avidi. Ora questo è cattivo. Dobbiamo sparare a quella cosa rossa che ha sotto. Che non si sa se è il cuore o il culo. Dobbiamo scegliere una delle due. Secondo te cos'è, Flav? Dai, è il cuore, certo. È il cuore. Certo, tu sei sempre politicamente corretto. Ok. Allora, io lo posso dire culo, Flavio no. Se no poi le bambine non ci seguono. No, più. Esatto. Facciamo questo che... Questa è un'esclusiva per Super Nintendo. Ok. E allora facciamo questo. Ok, facciamo questo. Perché Battletoads... che non so se si dice così. Se lo dico male, chiedo venia, come al solito. Ma comunque è quella che abbiamo scelto noi. Praticamente questo era esclusivo per il Super Nintendo, invece le Battletoad e Double Dragon invece era c'era anche per Sega Mega Drive. E a quanto ricordo io la versione per Sega Mega Drive era superiore a quella del Super Nintendo. Una delle poche dei giochi multipiattaforma che è venuto meglio su Sega Mega Drive. Ora quelli i detrattori cioè gli appassionati del psicometrante sulla chat mi massacreranno. Allora, io amo il psicometrante, è lì messo lì. Stiamo preparando anche un video per lui. Ma guarda, ci somigliano pure. Sì, tra altre cose. Tra altre cose siamo identici. Io ovviamente sono quello grosso, lui è quello secco. E infatti prepara che il gioco lo sapeva. Allora Flavio, non cominciare a darmi pugni perché non ci siamo. Dobbiamo uccidere i nemici. Non mi devi dare pugni. Ok. Io intanto devo cercare di capire che ero quello verde. Eh sì, però non su di me. Sei quello verde. Ma io ho capito, anche se anche gli schiaffi che ti do io comunque ti. Sì. Incredibile. Sì, ok. Allora. Però il gioco consiste nell'uccidere i nemici. Ok. Io sono un tuo amico. Quella cosa marrone lì, quella rana marrone sono io. Comunque, sì. Siamo della stessa razza, quindi. Presuppongo che. Ok. Allora, ti dico un po' di cose. Se tu allora, schiacci due volte avanti o indietro, corri. Va bene? La A serve per saltare. Okay. E se tu corri e schiacci un tasto, lui a random gli compare qualcosa. Anche tipo... Y, quindi sia A che Y servono per saltare. Okay. La X non fa niente. La X, vabbè, magari in questo livello no, però magari dopo sì. Faccio la polvere sotto la terra. Una cosa che mi piaceva tantissimo in questo gioco è che il gameplay è molto variegato. Vedrai che... Come? Sì, c'è un po' che sta vivendo. Sì, vedrai che... Stai bene. Questa volta ti ho picchiato io. Pazzo, mi piglia col pazzo. Era meglio se mettevamo... Due player scusa, B. Scusa. Ah. Oh, qualcuno che ci sta seguendo sicuramente avrà detto crack crack. Allora, per evitare le palle, Fla, guarda l'ombra. Questo è un trucchetto che ti insegno. E sono sempre più veloci, questa è un'altra cosa che ti dico. Sì. E questi giochi sono fatti, sai, per rilassarsi. E non cadono due dallo stesso punto. Tipo Candy Crush, presente? Sono sì, la stessa cosa. Da notare, vabbè, io ho notato i livelli di parallasse della lava e sono morto. Oh! Ah! Guarda che figata. Mi hanno attaccato dall'alto e mi hanno... Ah, diventiamo tipo... dei rospi. Però di... dai, i long tools, cos'erano? Sì, sì, sì. È un po' così. Beh, la pedata digitale è fantastica. Ma...
Ah, guarda che bello. Poi capito, la Timberland praticamente. No, quella era la Cult. Ah, la Cult. Le Cult con la punta di ferro. Le Cult, certo. Le tamarrissime. Vabbè, gli anni 90 sono stati il medioevo della moda, per esempio, no? Le Cult. Io avevo tipo 7 piercing. Non ti sto scherzando. Ah. Non no, so, l'animazione. No! Sei riuscito a morire tre volte. Tre volte non ci... Tartos in Time. Tartos in Time. Tartos 4, non so perché. Boh. Si riferirà al primo capitolo sul NES, poi cioè sul NES ne sono usciti tre effettivamente. Sì. E il 2 che era una conversione dell'arcade, perché questa è la seconda versione arcade che hanno fatto. E, che proprio era Tartos in Time, ma anche la versione arcade si chiamava così. Però bisogna dire che una delle pochissime eccezioni nel panorama videoludico dell'epoca in cui un gioco da sala veniva convertito per una console casalinga e veniva meglio rispetto alla versione da sala. Ovviamente con le dovute eccezioni a livello tecnico, perché... Io prendo Donatello. Io Donatello. Perché? Perché praticamente ovviamente il gioco da sala aveva degli sprite un po' più grandi, un po' più di animazioni... ma in generale è stato portato tutto su Super Nintendo. Cosa c'è in più? Ci sono dei livelli in più su Super Nintendo. Maestro Splinter. Maestro Splinter, sì, fantastico. Chi non si è visto in Tartos da bambino? Era un cartone animato troppo anni 90. È bellissimo il Tartos. Hanno fatto anche dei film. Belli anche loro. Bellissima questa storia che prendevi i nemici e li buttavi qua nello schermo. Niente, poi vabbè, i Turtles erano qualcosa di troppo di moda negli anni 90, quindi qualsiasi cosa usciva sui Turtles un successo. Era sì, si vendeva bene. E niente, la Konami, ovviamente aveva i diritti su sto franchise e si è fatto tanti bei soldoni all'epoca, perché ricordiamo che sono usciti vari capitoli anche per NES, però se io non ricordo male, adesso in chat mi potete dare conferma, si poteva giocare in 4 sì, nella versione da sala si poteva giocare in 4, vero? Ovviamente le limitazioni del Super Nintendo sono ovvie, ragazzi, non è che potete tutti questi sprite a video, non li poteva tenere il Super Nintendo. Nonostante fosse una macchina abbastanza potente. Che sta scoppiando, forse che è morto. Sì, dai, ce l'abbiamo fatta. Perché esplode? Ma bellissimo all'inizio quando dice Big Apple. Cioè. Sì. Ora la seconda è Alicat Blues. Quindi chiaramente alle 3 del mattino si trova bloccato ogni tanto. Dico, i diritti su sto gioco ce l'aveva la Konami, però ricordo che sul NES il primo gioco dei Turtles, che era bellissimo perché era tipo un action RPG, ricordo, era proprio bellissimo. C'era un mio amico che si chiama Luca e ci giocavamo a casa sua. Ah, dice che si blocca la diretta. È strano, non lo so. Non so da cosa può dipendere. Quindi stavo dicendo che quel gioco era della Palcom. Ora non so se la Konami all'epoca si chiamasse Palcom. Ho preso una pizza. Io sì. Ecco, questo devo dire. Che non so se la Konami prima fosse Palcom o se niente, era Konami e basta, ma prima i diritti dei Tartos c'aveva la Palcom. Oppure ricordo male io. Ma io mi ricordo che il primo gioco sul NES era sviluppato dalla Palcom. Ci teniamo all'anonimato. Sì, a voglia, che non ci chiameremo davvero Giovanni e Flavio? Non lo sappiamo. Il mio nome è Hill. Terence Hill. Perché lì c'è poi proprio una storia. Fudoboy la conosce. Il Fudoboy diceva Dead Dance. Dead Dance è molto bello. Soprattutto è un gioco che da noi non è mai uscito. È un gioco che è uscito solo in Giappone. Ah, ed è un picchiaduro bellissimo. Ovviamente un mio amico
che si chiama Tommaso, lo nomino adesso, me lo ha fatto scoprire negli anni 90, perché lui era colui che aveva tutto, tutti i videogame li aveva lui. E quindi io, sai, un giorno gli disse: ma dai, Street Fighter è bellissimo. Lui mi ha detto: perché non hai visto The Dance? E allora io all'epoca non è che... Però se tu già guardi gli artwork di queste immagini, è un po' sulla falsa riga di Kenny Guerriero. Ho scritto comunque abbastanza. Sì, vabbè, si capisce. Scritto sì. Più comprensibile di così. Nonostante fosse un picchiatore pure molto bello. È un one player versus... credo che sia questo qua. Ok, croce sempre. Sì, ok, io prendo questo che è un personaggio fico. Io cerco di prendere questo, ma sembra un po' fico, però comunque dai, siccome dobbiamo fare... Certo, cavolo. Ha due tette, questa non l'hai vista? Non lesinavano su questo. Ok, vabbè. Ok. Io botte, non me lo ricordo questo gioco. Botte. Ma quando si parla di giocare con i picchiaduro... Ah, bellissimo, la grafica è stupenda. Guarda il parallasse del pavimento. Bellissimo. Fantastico. Ah, ma anche qui la musica non scherza, ah, guarda che carina, il motivetto è molto bello. Ma una cosa che ricordo di sto gioco, che man mano che si davano le botte, i personaggi cominciavano a sanguinare in faccia. Guarda il tuo, guarda, te ne accorgi sì, già? Sì, è vero. Vero? Non lo ricordo bene. Calmino, eh? Che? Però comunque guarda, mi sono fatto rispettare. Che? Mi hai fatto sanguinare. Ok, revisiamo qua. Questo gioco è stato il secondo gioco che ho comprato di import. Cioè, all'epoca esistevano le riviste in cui potevi comprare, cioè i videogiochi o li compravi nel negozio di giocattoli, oppure per quelli un pochino più nerd come me, potevi comprare la versione import direttamente dal giornale specializzato, che c'erano dei negozi che vendevano online, cioè online non su internet, perché internet non esisteva. Cioè telefonavi, c'era un numero verde o un numero di telefono e ti spedivano il gioco. E all'epoca vi ricordo che comprai Super Street Fighter 2 col benestare dei miei, all'epoca me lo regalarono, e siccome era la versione import americana, comprato molto prima che uscisse in Italia, aveva un adattatore in cui c'era questo gioco davanti e dietro dovevi mettere un gioco europeo per far sì che la console leggesse la region e poi ti potesse fare giocare con... Bah, tempi che furono. Che possiamo mostrare? Perché ti sei messo una stellina in più? Già hai cominciato a barare. Speravo che non te ne accorgessi. Non è vero, non è che te sei accorto neanche tu. Sei troppo buono. Cosa hai preso? Ovviamente. Quello che su Street Fighter 2 era il boss, che comunque non si poteva scegliere. Una cosa che dovevamo cambiare era la disposizione dei tasti, va bene. E una cosa, una curiosità, dai, io sono quello delle curiosità. Sapevate che nella versione originale Mike Bison in realtà si chiamava Vega? Vega? E Vega nella versione italiana, europea, invece era l'altro personaggio, quello spagnolo, sì, con la sì, maschera. Sì, sì, sì. Ecco, in realtà... Infatti mi ricordavo quello. Il boss finale Bison qua, nella versione giapponese, era Vega. Ma non ho capito, ma com'è che... Mi ha dato tipo due cazzotti e niente, già sono senza vita, ma come può essere? Perché io so dargli i cazzotti. Cioè... C'è un Bond qua... Che me lo pronuncia però, England. Vabbè, è capitato. È capitato. Non mi abituate a sta cosa. Allora, poi c'è un'altra combo che io cercherò di fare vedere qualche mossa di Vega, se chiaramente Johnny me lo permette. Okay, nel frattempo io ho perso cos'è questo combo? Lo sai. Ah, ok, c'è Bilbo di là che si sta... Allora, su Super Street Fighter 2 ancora non è Ryu in aria col pugno medio, non fa due combo, e io non sono abituato a giocarlo così.
che ovviamente c'è la versione di Super Street Fighter 2 Turbo, che costava anch'essa, come dice Fudoboy, 160.000 lire, che era soltanto un'altra patch in cui si aggiungeva ben poco a questo. Però in quella versione c'era la barra super in basso e alcune combo in più, e quella versione non fu convertita per Super Nintendo. Mitica. E poi cambiamo il gioco. Bello. Ah, gli anni 90. Ok, combo. Qualche combo ancora si può fare. Ok. Non so, era ancora vivo, non so perché. Il 2 migliora tutto quello che di buono c'era nel primo capitolo e aggiunge tante belle, bella roba. Ci sono tantissimi segreti in questo gioco, è molto bello, anche se questo gioco è molto famoso. Però una cosa che non mi è mai piaciuta di sto gioco è che non c'è il protagonista, cioè Donkey Kong. Però la devo lanciare in alto. Okay. Ok, ecco una. Ecco, cosa serviva il tuo amico? Lo lanciavi ai nemici. A posto, benissimo. Poi comunque ha un gameplay molto più veloce questo rispetto al primo capitolo. Una grafica più bella, è più vario. È bellissimo, io all'epoca questo gioco l'ho adorato. Il classico rinoceronte che trovi su una barra. Sì, beh, sì. Ma negli anni 90 succedeva anche questo. Quindi si piglia la rincorsa. Geniale. Ok. Start. Come here. Sub-Zero, classico. Oh, io invece Scorpion, perché... Ora non mi ricordo bene praticamente nulla di questo gioco, comunque. Allora, fammi vedere, sì. Ok, sto cominciando a ricordare. Sto sangue ovunque. Bellissimo. C'erano queste fontane di sangue. Esatto. Cioè, ci vuole una motosega per far uscire tutto questo sangue da una persona, allora. Ehi, piano, amico. Guarda. Ci hai creduto? Comunque ci ho creduto. No, ma che è? Marlon. Tosti è stata la mia suoneria. Quanto è testosteronica questa messa. Come here. Troppo. Finisci in mano. Così, è così io una ne so. Piglio questo. Voglio la pista del ponte, così ti faccio cadere là sotto. Bellissimo. Wow. Ecco, ho chiamata! Fantastico. Flavio, non hai giocato a Dragon Ball finale? Cosa? Fudoboy ha scritto... Flavio non hai giocato a Dragon Ball... aspetta un attimo, stavo leggendo. Ehi. Sta posta è favolosa, in realtà. E soprattutto... Ti fa venire nervi incredibile. Ma nello sfondo, guarda. Che cosa stanno facendo quelli? Boh, c'è uno che brucia e l'altro che guarda. Voglio dire, se lo stai facendo bruciare, muoviti, fai qualcosa, non lo so. Mi sembra una cosa un pochino... Fabio. Questo benedetto Final Fantasy 6. E ne approfitto per farvi vedere anche che tramite la Everdrive... possiamo godercelo in italiano, perché adesso quando esce un gioco le patch sono all'ordine del giorno, certo. Ma quando uscivano negli anni 90 non è che si potevano mettere a fare le patch, quindi i giochi erano così, uscivano così e rimanevano così. Le patch sono venute fuori quando poi sono venuti fuori gli emulatori e quindi hanno messo le mani
gli appassionati alle ROM dei giochi. Ora, siccome le Evercard come funzionano? L'Everdrive, la ROM del gioco viene caricata su una cartuccia originale, quindi viene scritta un EEPROM con la ROM originale, o con la ROM originale o con una ROM che può essere anche modificata. In questo caso è una ROM originale, però con i testi in italiano. Un lavoraccio comunque. Un lavoraccio fatto da Sadness City, che all'epoca ci ha regalato questo gioco in italiano, mm-hmm. che è un capolavoro assoluto dell'epoca, e che a cui si ispirano tantissimi giochi odierni. Mi viene in mente, per esempio, Octopath Traveler. Ora, la mia pronuncia, ragazzi, vi dovete abituare a questo fatto che io l'inglese non lo so pronunciare. Lo capisco, lo comprendo. Se una persona mi parla in inglese, io capisco tutto. Ma se io devo dire una cosa in inglese, non sono in grado. È inutile. Il mio corpo si rifiuta di... Miglioreremo. Però sicuramente mi avete capito a che gioco mi riferisco. La caratteristica principale di questo gioco è che aveva una trama che si dipanava, era come Annido d'Ape. Cioè, prima trattava la storia di alcuni personaggi e giocavi con questi personaggi, poi a un certo punto quei personaggi venivano abbandonati e trattavi e praticamente seguivi la storia di altri personaggi. Ad esempio, in questo momento siamo, se riesco a prendere il menu, ecco, Sabin, Sian e Gao, e in un'altra parte del mondo in questo momento ci sono Terra e altri personaggi di cui adesso non ricordo il nome perché sono passati tanti anni, che stanno facendo altre cose. Poi a un certo punto tutte queste storie si ricongiungono in un medesimo punto, e lì è il bello, no? Della storia, che tutti questo come un puzzle che poi crea un'immagine. Final Fantasy ha introdotto questo modo di raccontare questo tipo di giochi, a parte che poi dalle musiche alla grafica ai contenuti, questo gioco è un capolavoro assoluto e senza tempo, ragazzi. Anch'esso ha avuto conversioni per quasi tutte le piattaforme. Allora, io ricordo ad esempio una versione per PlayStation, la puoi prendere lì, ce l'abbiamo lì, e una versione per Game Boy Advance. Tra parentesi, la versione per Game Boy Advance era stata localizzata in italiano ufficialmente da Square, che adesso all'epoca non ricordo se fosse già unita all'Enix, Square Enix, perché quando è uscito questo gioco la Squaresoft era una cosa, la Enix era un'altra cosa. C'è una barchetta. Ok, questo è per Figaro Sud. Prima devo fare così, partiamo. Figaro Sud. Dov'è Figaro Sud? No, intanto a sud. A sud si presuppone, sì. A sud di cosa? A Narsce, giusto davanti a noi. Ottimo. Ah, scena di intermezzo, attenzione. Spero che gli altri siano salvi. Speriamo. Lo sono di certo, hai visto? Spero pure io. Insomma, un po' di convenienti. E quindi adesso i tre sono giunti a Narsce e una battaglia decisiva sta per avere luogo. Vedi, adesso sicuramente la storia si sposta da altri personaggi. Hai visto? Come ti dicevo qua, io. Eccolo qua. Ecco, senza volerlo, abbiamo mostrato quello che avevamo spiegato prima. Fantastico. Bisogna incoraggiare un massacro? No, qua stanno organizzando una guerra, capito? Diciamo, cioè, questo. Questi sono argomenti, gli argomenti leggeri degli anni 90 dei videogame, no? All'epoca sto gioco aveva preso voti eccezionali nelle riviste del settore. E la particolarità di questo capitolo è che potevi giocare anche con Zero, che era il compagno di avventure di Mega Man X, di Mega Man. Ecco, vedi, questo qua, con l'armatura rossa, che aveva come particolarità il fatto che utilizzava una spada oltre che al raggio laser classico di Mega Man, no? Vuoi giocare tu? Va bene così, andiamo qua.
E questo era un periodo in cui... divertentissimo. No, è bellissimo questo gioco. E guardate, guardate la grafica, che animazione, vabbè, qua la Capcom era nei suoi anni migliori, veramente. Dovevamo partire dalla Super Nintendo per concludere un, diciamo, un ciclo. Partito con il file 03, continuato col file 3.1, se ci avete seguito su YouTube, e ne approfittiamo per invitarvi sul nostro canale a vedere i nostri contenuti. Vende questa live e poi la cercheremo, sì, cercheremo comunque di proporre qualche taglio, che stiamo prendendo già quasi a 2 ore, quindi. Vabbè, anche perché non è che abbiamo molta esperienza con... Sì, sì, faremo qualche taglio. Vedi la spada? Sì, sì. Bellissimo. Oh, non ricordo se... Ah, no, sì. Questo qua comunque non l'ho mai giocato. Bellissimo. Oh, guarda, senti anche le musiche. Una cosa che non ricordavo è che Zero è più alto di Mega Mix. Nella mia mente non era così. E anche qualche capello in più. Vabbè, questo me lo ricordavo. Però non ricordavo il fatto che fosse lo sprite, proprio fosse più alto. Più grande. La musica è spettacolare. Oh, 4 volte è uscita sta palla e 4 volte mi ha beccato. Vabbè. Nel gameplay è fatto bene. Oh. Salvalo. Sì, ma ci proviamo. Io la ricordavo sta cosa. Che se carichi al massimo, poi non so, dal colpo di spada, cioè fa. Lancia un'onda energetica. L'hai spappolato. Sì. Ok. Dai. Ok, ragazzi. Facciamo come. Grazie. Grazie per aver avuto la pazienza. Esatto, di seguirci. Comunque, ho visto che ci sono alcuni utenti. Ringrazio tutti uno per uno. Comunque siete più numerosi del previsto. Sì, dai, e magari speriamo che sia piaciuto, che la prossima che volta divertiti come noi. Ci vedremo di nuovo, ecco. Ok, allora facciamo come i nostri video. Ciao. Ciao. Ciao, alla prossima.